cosa fai? Schiaccio l'uva per prendere il mosto fresco per fare il vin cotto e oppure fare anche la mostarda. Dopo di averla lasciata qualche ora assieme alle bucce, la scolo, poi prendo il liquido, metto la cenere, lo lascio tutta la notte e poi domani prendo, lo filtro, lo metto a bollire, lo filtro ancora, però prima bisogna schiacciarla tutta così con le mani, perché noi non abbiamo nessun attrezzo per schiacciarla. Abbiamo tolto i graspi, adesso abbiamo schiacciato tutti i chicchi, finché si sentono sotto le mani si schiacciano. Tutti gli acini. Guarda che colore, guardate che colore che ha. Però lo lascio ancora un paio di ore con le bucce, poi lo metto nel con la pasta e prendo il liquido. Ecco, schiacciata bene. È bella sugosa, eh? Ecco qui. Allora, vi faccio vedere questa cenere com'è bella. È stata fatta di legna selezionati, bruciate nel cammino, e poi raccogliamo la cenere e la setacciamo. Viene setacciata col setaccio, quello della farina. Adesso ne metto circa un cucchiaio qui dentro, mi sembra un po' poco, ne metto ancora un pochino. Ecco, adesso vi faccio vedere quello che faccio. Dopo 2 ore che ho pestato l'uva, proprio schiacciata bene, l'ho lasciata qui dentro tutta assieme che prende molto colore della buccia. Adesso mettiamo il colapasta, quello perfetto che non scappi fuori, e ci versiamo verso dove ho messo la cenere. Sotto c'è la cenere. Sì, poi dopo che ho il liquido la rigiro. E incominciamo a mettere per farla scolare tutta la notte. Adesso quando ne ho poco la rovescio qui dentro. Questa va un po' schiacciata ogni tanto, finché non andiamo a letto e diamo una pestata così. Così il mosto viene sotto. Siccome deve essere dolce, che non deve inacidire, questo mosto con la cenere si ferma e diventa dolce. Domani scoliamo, lo guardiamo com'è. Adesso poi vi faccio vedere girandolo come viene. Sentite che scola. Allora, questo è un lavoro manuale, perché non avendo come pestarla facciamo questo lavoro. E poi dopo abbiamo il torchietto, quanto sono belle secche. Ecco qui.
Sentite come scende il liquido, il mosto. Lo faccio anche vedere come scende. Poi adesso vi faccio vedere come frigge. Perché la cenere sembra che la fa friggiare, fermentare. Un metodo antico per... Beh, è un dolcificante, praticamente diventa dolce. Senza aggiunta di zuccheri. Eccola qui. Guardate un po' come diventa qui. Adesso sta tutta la notte così. Adesso tutta la notte quello che sopra. Sì, quello che cola dentro. Questo non inagidisce più perché la cenere lo ferma. Ed è già. Fai vedere il colore. Sì, adesso diventa, è torbido, poi diventa limpido. Perché poi la cenere va giù durante la notte, va a depositare sotto. Ecco che poi si può prendere limpido, però si fa lo stesso con il cannovaccio, si fa dopo che è bollito, si fa filtrare di nuovo con il cannovaccio. In poche parole, alla fine non rimane traccia di cenere. Sì. No, non rimane proprio, rimane solo il dolce della cenere. Ecco, nel frattempo che abbiamo girato è venuto giù questo. Lo copriamo e lo lasciamo qui, che così ha tutto il tempo di filtrare. Allora, il liquido che è filtrato tutta la notte, che ieri sera abbiamo messo la cenere, stamattina l'ho passato di nuovo qui. Adesso l'ho messa a bollire, già la prima bollitura, già ho tolto tutte le impurità. Allora, vedete che sta a bollire e riaffiora qualcosa. Io faccio questo lavoro finché non rimane limpido, pulito. Che lavoro è? Da col colino prendo tutte le impurità che ci sono sopra, affinché non ce ne sono più. Quando tutte le impurità sono state prese, adesso facciamo vedere ancora che bolle, se si affiora qualcosa, ma ormai vi ho fatto vedere prima che l'ho messo sulle scorie dell'uva. Ecco, adesso sembra limpido, pulito, non c'è più nulla, perché quella brutta gliel'ho levata prima. Adesso non c'è più nulla e adesso vi faccio vedere che lo filtro col panno di lino, il solito mio panno che è lavato a mano, sempre conservato solamente per filtrare tutto quello che faccio. Ha messo una pentola? Sì, ho messo una pentola con la pasta che c'entra dentro e il panno. Ecco, adesso lo filtro. Passa tutto il liquido. È già pulito, eh? Vedete che anche nella pentola non c'è più nulla. Non rimane residuo. Quello che c'era in superficie è stato raccolto. Fin quanto non ha finito tutto questo liquido, man mano che deve passare da questo panno, ci vuole almeno un'ora perché filtri tutta questa roba qui, tutto il liquido. Perciò noi adesso andiamo a pranzo. Dopo 2 ore che ha finito di filtrare, queste sono le impurità che sono rimaste. Adesso questo la portiamo sotto il rubinetto immediatamente, che così comincia a andare via un po' di colore. Adesso guardate un po' come è filtrato bene ed è dolce, come se fosse già zuccherato. Ecco qui. Adesso io ne prendo una quantità perché faccio il semolino
Mi prenderò un litro perché faccio il semolino. Un litro lo metto qui perché faccio il semolino. Lo metto sul fuoco di là perché di qua faccio il semolino. Di qua metto un'altra pentola con il resto. Allora, questo è un litro e quest'altro è un litro. E questo faccio il vincotto, questo lo faccio andare avanti fin quanto non riduce, pochissimo deve venire. Mentre questo, che è già abbastanza caldino, comincio a mettere, ho fatto semolino, proprio quello che si fanno i gnocchi romani. Comincio a scioglierlo. E questo devo farlo cuocere per 20 minuti. Lo faccio quando è tiepido per non fare i grumi. Ecco qui. Questo è un dolce. E questo è un dolce. Praticamente il semolino dolce che si fa, che la chiamano mostarda in Sicilia. Adesso ho fatto tostare le pinole e le mandorle sgusciate perché non ne avevo degli altri. Anche quelle col guscio vanno benissimo. Queste sono tutte tagliate a coltello. Poi ho mollato dell'uvetta, che gliela metto. Adesso le metterò una scorzetta di limone qui dentro a profumare e un cucchiaino di cannella. Metto un pochino di cannella, basta così. E circa un cucchiaino? Sì, circa un cucchiaino. Adesso ci prende per la patata. Cosa stai facendo? Metto una scorzetta di limone che profuma e poi ce la levo. Ecco, che profuma intanto che cuoci. Adesso deve cuocere adagio il semolino per 20 minuti. E ogni tanto devi girare? Sì. Sembra che viene bello sodo. Questo deve bollire, questo mosto qui deve bollire fin quando non rimane come se fosse miele. Perciò ci vogliono delle ore. Magari possiamo anche abbassare la fiamma, ma tanto deve bollire, questa pentola non attacca, ogni tanto ci andiamo a girarlo e basta, qui non si mette più nulla. Deve ridurre proprio, non metà, anche meno ancora. Mentre qui, quando c'ha 20 minuti di cottura, facciamo il nostro dolce che aggiungiamo poi, quando è quasi pronto il semolino, aggiungiamo questo tostato qui di mandorle e pinole e anche l'uvetta, ma questo lo aggiungiamo 5 minuti prima di che il semolino è cotto. Questo è semolino.
Vedi? Adesso è basso, proprio basso, possiamo anche chiuderlo col coperchio, ogni tanto lo giriamo fin quando non arriva i 20 minuti di cottura. Sì? Quasi 20 minuti. Aggiungo l'uvetta. È venuto abbastanza, ho dovuto prendere 2 mestoli di mosto cotto perché è molto duro. Finché ne avete sopra potete aggiungere, perché semolino ne va meno, per 1 litro è sufficiente anche 1 etto, non 2 etti. Adesso mettiamo, ecco, adesso è bello morbido, mettiamo la granella di pinole e mandorle. Sono 20 minuti, ecco, il semolino è già cotto, adesso spegniamo. E con il mestolo andiamo sui contenitori già bagnati. Ecco qui. Lo metto nelle coppette di vetro. Sì, bagnati, che così si stacca. E questo è uno dei budini. Sì. Perché questo qui si può anche essiccare al sole. Si fa fettine e si seccano al sole. Poi in Sicilia ci sono i stampini con le formine che hanno le facce di ceramica, ci sono di tutte le qualità e dimensioni. Girando che fa tutte queste bollicine. È già cotto. Ecco, adesso spegniamo. Quindi quanto è? Sì, quanto? È 1 ora e mezza, ma era poco. Guardate un po'. Non lo vedo. Aspetta. Guarda. Allora, vi faccio vedere quanto è. Com'è. Ecco, deve annappare. Deve restare il cucchiaino annappato. Proprio. Ecco qui. Adesso è caldo. E come diventa freddo diventa già più duro. Si vede già nel contenitore quanto è duro. Ecco qui. È simile a caramello questo. Questo adesso lo togliamo proprio dal calore. Aspettiamo di metterlo
in un vasetto anche caldo e si chiude ermeticamente ed è qua a posto. Lo mettiamo direttamente nel vasetto. Questo lo consumiamo presto perché non è pieno, perché devono essere piene. E questo è il vincotto. Lo raccogliamo tutto. È buonissimo. Ma è dolcissimo. È buonissimo. Allora, questo sì è il vincotto. È il vincotto che serve anche per sempre per fare i dolci di Natale, da mettere sopra le riduzioni, le fiche secche, e poi da mettere sopra i formaggi quando da mangiare con i formaggi. E poi che si può fare l'aceto balsamico con qualche cucchiaino di aceto normale. Aromatizzato, certo. Si diluisce un po', si mescola un po' e viene proprio l'aceto balsamico, quello. Certo, l'aceto, non è invecchiato, non l'aceto è. L'aceto balsamico è un'altra cosa. È un'altra cosa. Però è quello che fanno va bene. Questo è quello che fanno l'aceto balsamico. Adesso lo lasciamo lì fin quando raffredda. Ok, intanto lì? E intanto qui sono già a posto che si possono mangiare a cucchiaiate. Questo qui, ecco qui. Questo è già pronto da mangiare. Ed è un dolce di semolino. Il dolce è fatto della cenere. Non è dolcissimo, però... un semolino dolce fatto con il mosto. Ecco qui, abbiamo finito. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. E continuate a seguirci.